nessuno, vedi, aspettiamo che venga qualcuno, fra cui Mirko. Della manifestazione che da anni ci segue, noi svolgiamo durante queste tre giornate un insieme di temi, di seminari, insieme con lui di Pestalozzo ci saranno il sottoscritto Daniele Abbado, Anus Barton, Gisella Belgeri, Roberto Fabbi e Martino. Per esempio, ormai no, al tempo in cui con il Conservatorio di Parma, io sono stato anche allievo di Paolo Castaldi, quindi un piacere particolare averlo qui con noi. Paradossalmente questa è una cosa però che a volte non tratta, provo a dire lo stesso.
e poi diventa glorificazione di quello che lui aveva sempre negato, cioè il valore della, perché una volta distrutto tutte le grammatiche, tutte le regole, tutti i trattati, tutta l'attendibilità, tutta la possibilità di dire questo è corretto, questo è scorretto, tutto quello che può essere considerato un criterio assiologico, cioè il valore, dopo aver tolto tutto, l'unico, non ce n'è altro, modo di considerare valido la composizione è solo valore artistico, che cioè quello che aveva sempre negato, che lui diceva che la finestra sfottiva. Di fatto è così, paradossalmente, si rovescia addosso. Questo si chiama Elisa ed è un terribile pezzo sulla Für Elise di Beethoven, terribilmente difficile e sembra veramente uno completamente matto che suona male, eccetera. In certi punti arriva un ubriaco, lei dice, sì, potrebbe sembrare un ubriaco. Esattamente, che ci sono sei pentagrammi sovrapposti perché suonato ci è voluto a Canino, Bruno Canino, ci è voluto un sacco di tempo a studiarlo. E viene, in realtà è un pezzo che è una trina di ghiaccio, un pezzo strutturalista. Infatti il testo di presentazione di Elisa comincia con delle parole che sono paradossali. È un pezzo interamente strutturalista da principio alla fine che non appartiene nemmeno in parte allo strutturalismo. Se io sto un giorno senza fare le scale, me ne accorgo. Se ci sto due giorni, me ne accorgo anche tu. Se ci sto tre, se ne accorgono tutti. Perché bisogna sempre tenere la mano. Allora, sono delle scale, però queste scale sono piene di trucchi, e cioè, questa è la parte che non si vede, e poi è andato avanti, e dopodiché a un certo punto ha ritenuto che fosse finito il tempo, a metà di una parola, fosse una parola, si è interrotta, si è alzato, si è inchinato e ha abbracciato i due invasori più vicini. E questo di là come fa il professorista che è sceso. Questa cosa è stata giudicata un saggio di autopsicanalisi collettiva. Sì, perché di fronte a una provocazione si vede come gli altri. Allora io stavo dicendo che è una cosa rapida. Ecco, è che le mie musiche sono tutte concettuali, cioè in un certo senso nascono sempre da un progetto. No? Non ho mai pensato che si possa scrivere mettendosi di traverso sul pianoforte e provando a fare una bella melodia. Questo è il mio. Io credo che qualche volta ne abbiamo visto sotto il pianoforte. Beh, ma lì io dormivo soltanto, quando era Parma, c'era un intervallo, io dalle 2:30 staccavo e alle 4 qualcosa riprendevo. Nell'intervallo avevo sonno, allora avevo una specie di coperta, in realtà prendeva quella che copriva il secondo pianoforte, la mettevo sotto e c'era mio. Qualcuno è entrato che mi ha sorpreso. Tranne una volta che invece è stato proprio chiuso dentro nella stanza perché i piedi si erano dimenticati per tardi e deve aver dormito lì e dice no, 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 io devo tornare la sera, io non prendo la sera, dai, dai. Stravinsky, dopo che ha fatto la Sagra della Primavera, ha fatto Le Nozze, nessuno si aspettava che facesse un pezzo come Le Nozze. Dopo Le Nozze ha fatto Pulcinella, su musica di Bergolesi, poi su Bergolesi, alcuni sono già arrivati, alcuni altri non ci sono, sono di là. Tutte le ubie sulla notazione moderna, unificata, poi la parola moderna è pazzesco. Noi non possiamo dire che cosa è moderno e che cosa no, mentre per un sacco di tempo ci si è riempiti la bocca di questo aggettivo, moderno. Moderno è una parola destituita di significato. Per mostrare questo, io con un esempio, io vi dirò, prendiamo il secolo passato ormai, 1900. Nei primi due decenni, che si apporta dal 1904 al 1924 del secolo, noi abbiamo la compresenza simultanea di tanti linguaggi e ciascuno di prima grandezza. C'era insieme Villarosa, c'era insieme Debussy. Negli stessi anni operavano in modi diversi, senza nessuna unificazione, senza andare a lezione al mondo avanti. C'era Sibelius, c'era Weber. Il concetto è, secondo me, importante perché serve anche per una cosa che è importantissima e però è difficilissima da fare, e per questo mio padre spirituale lo considero Stravinsky. Non rifare mai la stessa cosa, perché quando un determinato concetto è stato esposto, è ora di abbandonarlo, di fare un'altra cosa.
se è un compositore che può essere stimabilissimo, io credo che sia sopravvalutato, anche se è un compositore molto molto bravo, ed è Salvatore Sciarrino. Salvatore Sciarrino fa sempre lo stesso pezzo con titoli che sono inventati con una fantasia straordinaria, però questo significa che lui si ripete, ma questo non è mica solo lui, e praticamente quasi tutti fanno sempre, una volta avuto lì, in pittore non ne parliamo poi, c'è Cristo che fa gli impacchettamenti e fa, continua a impacchettare sempre, però vabbè, tu fai, c'è un business dietro. Vende perché la gente compra l'impacchettaggio, cioè un po' operare la destra alla e la parte della morte impacchettata, però c'è una specie di figura che progetta. È impacchettato una volta anche davvero nel momento di Emanuele II, che c'è sulla piazza del Duomo di Milano, e ha impacchettato lui. Poi tutti hanno riso e il sindaco gliela ha fatta togliere, ma lui voleva che fosse temporaneo, e non voleva per sempre. Poi intanto l'hanno fotografata, il notaio ha fatto il certificato, questi certificati sono diventati l'opera e si sono venduti come i panini. Il concettualismo è una cosa che permette di fare quello che appunto dicevo, e adesso lo vorrei anche chiarire un pochettino, di... c'è una frase di Stravinsky che lo dice meglio di me: quando una tecnica è stata acquisita, è stata portata alla massima perfezione ed è stata sfruttata nella maniera migliore, è ora di abbandonarla. L'avevo già detto io prima, ma questa frase io la cito a memoria, non è nelle... Mi sembra che a proposito di questo brano tu abbia parlato anche della... Scusa, questo pezzo. Oggi sono il bastianco. Allora, dimmi come devo dire. Brano, opera o pezzo? Mia, mio assassino. No. Una volta che mi ha scritto questa mia amica, che proprio qui di Reggio Emilia, mi pare, si chiama Valentina Brenda. Allora, mia amica. Di questa opera? Mi ha scritto il tuo brano, il mio brano. La quinta volta mi parlava di brano, avevo scritto, mi sa, di Macelleria, un sms. New York, non ci siamo successi, non sa tanti, a Stoccolma, con Ilso, non parliamo di Colonia, non parliamo di Parigi, Boulez, scrivevano tutti nello stesso linguaggio, non dico stile, ma linguaggio, perché usavano lo stesso linguaggio. Questo invece, non prima, c'era una meravigliosa Babele, che quando ci siamo telefonati tu hai prevenuto me dicendo è una ricchezza, mentre molti la consideravano un disordine. La Babele dei linguaggi, dell'esplosivo, è una cosa magnifica. C'era questo uomo mai stimato molto perché era ricco. Charles Ives, di professione, faceva l'assicuratore e aveva miliardi di dollari, e quindi nessuno l'ha mai preso sul serio. Perché uno, per essere un bravo artista, deve essere morto di fame, stracciato, non lavarsi. Ancora Brera, di via Brera, a Milano, sono quelli lì, sono i presunti artisti. E questi erano tutti e tre completamente indipendenti nel linguaggio, nessuno si era fatta la propria vanguardia, ma così da prendere la risposta. Ma è molto bellissimo, ma per caso, io voto per non saperli, non è vero, non è per caso, è per un altro motivo, e ti dirò quale. Tu hai studiato la musica con maestri seri, come erano Don Dionisi, come erano Paribelli, tu hai le basi, hai studiato sul Dubois, il contrappunto, hai studiato armonia su De Santis o che so io, cioè tu a un certo punto sei un musicista, perché sei, quando uno è un musicista, dimenticate tutte le regole, qualunque cosa faccia viene di meno fuori musicale, perché sennò la matita non si sa proprio se questa parola ha un significato, devi conservare qualcosa, cioè la formazione di base, armonia, capacità, contrappunto. Dopo, facciamo tutto il contrario, ma dopo per imparare, si può fare solo dopo. Perché io una volta avevo detto, chiaro,